Per molti di noi la puntura di un'ape, di un calabrone, a parte il dolore immediato, causa un po' di gonfiore per qualche ora e poi tutto svanisce. Per una parte dei soggetti, invece, questo evento può essere anche molto grave. Si può arrivare a reazioni sistemiche che arrivano anche fino allo shock anafilattico. Si stima, ma è un dato probabilmente sottostimato, che ci siano 10 italiani che vanno incontro a decesso proprio per questi eventi. Noi ci facciamo raccontare cosa fare in questi casi e più in generale se ci sono delle strategie preventive dalla dottoressa Marina Mauro, specialista in allergologia all'ospedale Sant'Anna di Como. Allora, dottoressa, innanzitutto quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi per questo tipo di reazioni allergiche? Allora, bisogna incominciare a preoccuparci quando il nostro paziente presenta una reazione locale estesa, dove per reazione locale estesa si intende gonfiore oltre i 10 centimetri, partendo naturalmente dalla sede della puntura, e molto spesso le punture di api e vespe calabroni possono portare addirittura gonfiori loco-regionali, cioè punto alla mano, il paziente ha fino alla radice dell'arto che si gonfia, e poi bisogna incominciare seriamente a preoccuparci quando il nostro paziente ha presentato orticaria, angioedema, ha presentato dispnea, oppure tutti questi insieme o anche solo lo shock anafilattico. Ecco, queste sono le situazioni in cui noi ci dobbiamo preoccupare. Cosa fare di fronte al fatto acuto anche particolarmente grave come quello che lei ha un po' descritto? Allora, durante il fatto acuto naturalmente si interviene sulla reazione locale estesa con ghiaccio, creme cortisoniche, antistaminico e soprattutto, se la reazione locale estesa è importante, anche bisogna consigliare al paziente dei cortisonici per OS. Se invece il paziente ha avuto una reazione generalizzata di quelle che appunto vi ho descritto prima, bisogna che vada in un pronto soccorso per avere il primo soccorso, e la gravità della reazione sarà direttamente correlata alla tipologia di intervento dei medici di pronto soccorso. In certi casi si deve somministrare l'adrenalina. Perché e che risultati si ottengono? Ma allora, da una parte è il medico di pronto soccorso che decide se quel paziente che arriva appunto da imenottero ha necessità o no di adrenalina, e quindi viene somministrata nell'ambito del ricovero del pronto soccorso. Poi, una volta che invece il paziente ha concluso la fase acuta, deve andare dallo specialista, appunto specialista possibilmente in allergia al veleno degli imenotteri, che avrà due tipi di strade da seguire. Da una parte gli deve immediatamente dare l'adrenalina autoiniettante, e questa adrenalina autoiniettante è semplicemente una penna tutta automatica, e se il paziente avrà necessità di utilizzarla secondo quelle che sono le nostre spiegazioni, intanto che gli diamo l'adrenalina, il paziente sarà perfettamente in grado di autogestire questa penna e eseguire l'adrenalina nel vasto laterale della coscia intramuscolo. Ovviamente solo se si dovesse ripresentare una seconda puntura di insetto, è così? Certamente, nel senso che il paziente che ha avuto una reazione generalizzata e anche locale estesa, poiché anche lui ha un rischio leggermente più elevato rispetto a quello della popolazione generale di avere una reazione sistemica ad una successiva puntura di menottero, è chiaro che questi pazienti vanno innanzitutto messi come in una sorta di botte di ferro per l'immediato. E comunque poi al paziente si procederà a fare test cutanei con veleni, test sierici, quindi le IgE specifiche per i veleni, e riconoscendo l'imenottero che ha causato la reazione, questo paziente poi verrà sottoposto ad immunoterapia specifica. Quindi ci sono due strade che noi dobbiamo seguire. Allora, ancora una parola sulla prima strada. Questa adrenalina il paziente dovrà portarla sempre con sé, questa è la raccomandazione, e come va conservata? Allora, le adrenaline autoiniettabili sono innanzitutto un'unica dose, sono facilissimamente utilizzabili, si possono tenere a temperatura ambiente perché sono state proprio stabilizzate per essere tenute a temperatura ambiente, 25-30 gradi, possibilmente però bisogna
prestare alcune attenzioni in estate, quando non deve essere lasciata nel cruscotto della macchina al sole, e bisogna quindi tenerle nella borsa, portarle con sé, perché comunque questa adrenalina assolutamente non decade se viene tenuta in estate a temperature anche di 30 gradi. La data di scadenza è scritta sulla confezione di adrenalina, quindi il paziente sa esattamente quando deve andare dal medico specialista per il rinnovo di una nuova confezione di adrenalina, e quindi il paziente porterà sempre con sé, soprattutto nei mesi caldi ovviamente, questa adrenalina. Da mai lasciare a casa. Veniamo invece alla seconda strada che lei ci ha spiegato, che è quella della terapia desensibilizzante. In cosa consiste e che risultati consente di ottenere? Noi quando vediamo il paziente che ha avuto un problema col veleno, con puntura di veleno di imenotteri, dobbiamo cercare di identificare quello che è l'imenottero responsabile della reazione. Una volta identificato con i test cutanei, con anche tantissime domande che facciamo al paziente, facendoci raccontare se l'ha visto com'è l'imenottero e facendo poi gli fare anche quelle che sono il dosaggio delle GE specifiche di ricombinanti per i veleni, una volta identificato perciò l'imenottero responsabile, si pone il paziente in immunoterapia, vale a dire dosi crescenti, progressivamente crescenti di veleno che gli viene somministrato sotto cute in ambito protetto ospedaliero, fino ad arrivare ad una dose che è quella che verrà ripetuta nei 5 anni successivi ad intervalli mensili o di 6 settimane a seconda di quale anno di immunoterapia è. E questa immunoterapia è estremamente efficace perché protegge il nostro paziente, diciamo, nel 90% dei casi, ma in quel 10% di non protetti mai nessuno è deceduto. I 10% di non protetti dal vaccino, meglio ancora di non completamente protetti dal vaccino rispetto ad una successiva puntura e quindi magari è comparsa una piccola orticaria, a questi pazienti si raddoppia il dosaggio e quindi questi saranno protetti completamente.